In compagnia di Paola Roma, ex sindaco di Ponte di Piave. Ci siamo lasciati poco tempo fa, in una situazione un po' anche difficile perché era appena stata messa in minoranza all'interno dell'amministrazione comunale di Ponte di Piave. Ecco, però a questo punto la vita amministrativa continua e in questo periodo ci sono state delle scadenze, le quali poi evidentemente hanno un peso queste dimissioni, il fatto di avere il commissario. Può illustrare un po' ai suoi cittadini quali sono stati i problemi che il fatto di essere, di avere praticamente sfiduciato questa amministrazione, poi i cittadini ne pagano? Beh, intanto per quanto riguarda i bandi, ed è la prima cosa che mi viene in mente, proprio perché sono in questi mesi usciti dei bandi, anche durante il periodo appunto di agosto, con scadenza nel mese di settembre, che riguardano per esempio la videosorveglianza in quei luoghi sensibili dove ci sono anche appunto gli ecocentri, e quindi era una possibilità in più per il nostro comune di poter avere questi sistemi, questo occhio vigile. In più ci sono stati anche dei bandi per quanto riguarda dei progetti sull'invecchiamento attivo, che appunto scadono domani praticamente. Ci sono stati anche degli ulteriori bandi che sono usciti e sui quali appunto riguarda anche l'occupazione di ragazzi che devono studiare anche così le figure che devono prendersi cura dei quadri all'interno di alcuni luoghi di cultura. Beh, insomma, una serie di bandi a cui appunto non si è potuto partecipare, poteva essere una delle possibilità che veniva data. Nel frattempo, invece, rispetto al bando a cui abbiamo partecipato, all'edilizia sportiva, per quanto riguarda l'eliminazione barriere architettoniche all'interno dello stadio comunale del capoluogo, ci siamo classificati in buona posizione all'interno della graduatoria. Spiace, nel prossimo futuro momento elettorale, che è quello del 31 di ottobre, dove vedrà appunto i cittadini della provincia di Treviso andare a, più che i cittadini, appunto gli amministratori, andare a nominare, perché la provincia appunto è ente di secondo livello, andare a nominare quelle figure che rappresentano la provincia, a cui appunto è un atto di democrazia farlo, non potremo partecipare. Questa è una grave cosa che ritengo importante ribadire anche ai cittadini, perché per quanto poco abbiamo le strade provinciali, abbiamo una serie di cose che riguardano anche la provincia. Quindi questa è una cosa veramente che mi sento di sottolineare, perché è una mancanza della presenza del nostro comune rispetto a questa scadenza elettorale molto importante. Una serie di altre cose invece riguardano poi che eravamo in corso nel momento di fare, nel senso che era già stata individuata la ditta per quanto riguarda la pista in località San Romano a Negrisia, attraverso un contributo che il Bimpiave aveva erogato all'amministrazione. E è già stata appunto individuata l'azienda, quindi sono solo i documenti da espletare, poi dovrebbe essere tutto quanto in partenza. E doveva appunto essere approvato il progetto, cosa che spero e mi auguro il commissario porti a compimento rispetto anche alla pista all'interno di Via Chiesa, sempre nella frazione di Negrisia, e poi insomma la rotonda, che mi pare che abbia avuto appunto la firma anche da parte del privato dell'accordo, che era stato proprio portato nell'ultima giunta e approvato appunto dalla giunta comunale, quindi il proseguo di questo iter. Si è concluso anche poi i termini per la presentazione domande per quanto riguardava anche il bando della rotonda, e quindi bando che si spera entro l'anno si sappiano anche quali saranno i progetti finanziari. Diciamo che per fortuna ci sono anche dei lavori che voi avevate messo in cantiere che stanno arrivando al termine e che comunque andranno fatti, che comunque alla fine è un merito comunque della sua Certo, amministrazione. certo. Ma così, tanto per essere curioso, ma chi l'ha messa in minoranza? I suoi colleghi di maggioranza, della ex maggioranza, qual è stata la loro? Diciamo la loro scusa, cioè perché secondo loro l'hanno messa in minoranza? Ma sa, una delle motivazioni più addotte da parte di queste persone, che hanno palesato in più modalità, è stata quella dell'accentramento. Sa, io sono abituata ad una cosa: quando il cittadino ti chiede di poter fare qualcosa per lui,
credo che l'amministratore che è a servizio del cittadino, perché questo è quello che ci è sempre stato insegnato da parte di tutti, sia quello di attivarsi immediatamente. Se su numerose sollecitazioni le cose poi non vengono fatte, è chiaro che il sindaco nel suo potere sostitutivo, visto che dà le deleghe, se le riprende e porta avanti le cose, come è giusto che sia, perché il cittadino deve avere risposte in tempo reale, se si possono dare, perlomeno una strada, una via d'uscita, proprio perché giustamente siamo stati eletti per fare questo, per fare. Ecco, ma proprio all'ultimo, praticamente quasi a termine della legislatura, perché quando è che andreste al voto proprio in termini? A maggio, appunto. Ecco, per quindi... cui diciamo dopo quattro anni, diciamo, si sono accorti che lei era troppo accentratrice, dico. Guardi, io credo che comunque nella libertà di scelta di ogni persona, se non sta bene in un gruppo, si dimette personalmente e fa entrare qualcun altro, magari dei non eletti, e permette all'amministrazione di arrivare al naturale corso e fine del suo mandato. Se hanno deciso tutti insieme, unitamente alla minoranza, nello stesso giorno, nello stesso momento, di presentare delle dimissioni, e questo ha fatto appunto cadere il sindaco proprio in questa modalità, credo che insomma le valutazioni di opportunità che hanno fatto siano state diverse, e quindi ognuno ha preso le proprie. Noi avremo modo sicuramente, anzi certamente, di vederci più spesso, perché la campagna elettorale durerà fino a maggio, penso, del prossimo anno, dove ci saranno anche le europee, per cui comunali e europee, in questo caso per il comune di Ponte di Piave, come anche qui nel Veneto orientale dove siamo noi qui studi, 7 comuni andranno comunque al voto, e avremo così occasione anche di parlare non tanto di polemiche o di eccetera, certo, ma di cosa volete poi fare voi se in caso mai vincete. Certo, sicuramente, perché per i cittadini dobbiamo andare avanti e andare oltre. L'informazione è una cosa importantissima. Soprattutto dovrebbero nella democrazia. Teoricamente farla tutti. Certo, nella democrazia. E non essere magari gelosi di chi la fa. In democrazia.